Cari amiche ed amici, qui il vostro Senten Chan. Ho ripreso a fare video, ci ho ripreso gusto dopo il video fatto ieri e dopo il video fatto questa mattina che sto caricando. Ci occorreva un video del pomeriggio per ricalcare lo stesso tema, come l'acqua nella spirale della lavatrice. O del termo o del boiler che ricalca. Allora, come chiamare il nostro benedetto paese? Come chiamare l'Italia in una sola parola che sia rappresentativa? Beh, a me è venuta un'occorrenza. L'Italia dei dissesti. Ultimamente, ed in primis, l'Italia dei dissesti idrogeologici, alluvioni, inondazioni, esondazioni, tormente, nubifragi. Adesso si sono inventati questo della bomba d'acqua. Ma purtroppo non è soltanto il dissesto idrogeologico. Smottamenti, frane a essere l'unica ragione della precarietà del nostro paese. L'unico dissesto, no, o gli unici. Ci abbiamo dissesto climatico, dissesto geologico, dissesto ambientale, dissesto industriale, dissesto politico, dissesto urbano, dissesto amministrativo, dissesto industriale, dissesto amministrativo, dissesto burocratico, dissesto giudiziario, che tanto ho fatto più di 5 con l'altra mano, che conta, che cazzo conta fare? Dissesto radiotelevisivo, il dissesto dell'impeachment. Dissesto dell'informazione, dissesto, sesto San Giovanni, eccetera. Quindi pensa i dissesti che abbiamo. Pensane uno, no, ma te ne vengono tre, ma poi scopri che è tutto un dissesto. Adesso scoprono che c'è il dissesto geologico, però quando lo scoprono? Ogni volta che c'è un dissesto. E invece andiamo avanti da decenni così, da più di 55 anni. Di fatto i dissesti vanno di pari passo con la cementificazione forzata, ma anche con la prima repubblica, la seconda, tutte le mazzette, gli appalti truccati, lavori che non si sono mai terminati o che non sono mai iniziati. E quindi i dissesti ambientali e geologici e climatici e idrogeologici sono frutti del dissesto economico, politico, sociale, socioculturale, socioeconomico che abbiamo sperimentato in pratica dal 45 in poi. Dopo il più grande dissesto che è stata la Seconda Guerra Mondiale per l'Italia, è stato tutto un dissesto. E io veramente non so, è un qualche cosa che mi travolge, perché se uno pensa che ci sia qualcosa che non va nel nostro paese, subito va a altre cause, a altre ragioni per le quali nulla va bene. Che se uno guardasse i film di Totò, si rende conto che è tutto che non va, ma è anche la gente che non va. Perché certo si fa prima dire i politici corrotti che non fanno quello che devono fare, i burocrati e gli amministratori corrotti che non fanno quello che devono fare, i funzionari collusi, gli industriali che a volte anche loro ci mettono del loro, perché per dare le tangenti per gli appalti poi non danno i servizi che devono dare. Ma poi tutta quella gente da dove viene? Dal pianeta Marte? No. Tutti quelli che ingrossano le file dei partiti politici, perché
c'hanno familiari, parenti e amici fuori dai partiti politici, perché non è che lavorino, e alla fine sono parte della popolazione, sono parte di noi. Se non ci vediamo involucrati noi direttamente, lo siamo indirettamente. Chi tace acconsente, ma magari acconsentiamo a parole perché ci viene comodo, perché hanno occupazione, così comprano nella nostra alimentari, così portano del denaro nel quartierino. Noi siamo i politici e i politici siamo noi. Loro sono noi e noi siamo loro. È inutile che facciamo gli scaricabarili. Se li eleggiamo, la colpa che governano così è anche nostra. Se tacciamo quando non vogliamo che governino, la colpa è anche nostra. Ma poi hanno appoggio nell'incuria e nella omertà. Perché non è possibile che fare sempre la parte di Calimero, il pulcino tutto nero, che dice: non è giusto, ce l'hanno tutti con me perché sono Calimero, il pulcino nero. Non è così. E la gente che si continua a inondare e a lamentare, ma poi vedi che vincono i partiti e i politici, che non fanno nulla, che aggravano il dissesto idrogeologico, perché i lavori, mesi o anni di sospensione perché chi doveva fare i lavori non ha vinto bene l'appalto, perché ha denunciato il politico, perché il politico denuncia la ditta per dei cavilli legali. Intanto poi rimangono dei morti e delle distruzioni nel territorio. Tutta quella ricchezza che va perduta non si recupera, e poi il denaro che doveva andare nei lavori va mangiato in spese processuali, e quindi ci occorre più denaro della regione, più denaro pubblico per continuare i lavori. Ma poi ci sono persone che vanno in giro a chiedere l'abitabilità e l'indulto edilizio perché ha sforato i metri quadrati, perché ha costruito troppo vicino l'argine, il greto di un fiume. Allora non è soltanto dissesto idrogeologico, è il dissesto della cittadinanza, che i furbetti se ne approfittano, che possono e vanno a costruire case per rivenderle negli argini, a ridosso degli argini dei fiumi, che tutti vogliono comprare una casa a meno perché è costruita lì, ma tanto non è mai successo nulla. Ma sono 10 anni che stagione dopo stagione straripano i fiumi e muoiono persone. Ma poi quando vanno a bonificare le zone alluvionate, rimettono in piedi le case che dovrebbero essere demolite, e altri furbetti vanno dietro a comprarle perché stanno a buon prezzo. C'è troppa furberia in Italia. Invece no, bisognerebbe avere intelligenza, bisognerebbe che l'Italia dei dissesti sia l'Italia delle bonifiche. Bisogna ribonificare la politica. Perché finché ci saranno funzionari collusi con chi vuole troppe bonifiche per le costruzioni che fa fuori luogo, vai in Germania, ti danno un modulo di un foglio per fare la richiesta di costruzione di una casa. Non esiste l'abitabilità in Germania, perché non esiste il condono edilizio, la bonifica. Ti dicono: tu in questo settore urbano puoi costruire queste categorie di immobili e punto. Se ti sbagli di qualche parametro minimo, un metro più grande, un metro più alta, un metro più vicino al fiume, perdi tutto quello che hai messo. Non è che dici: ah, pago l'indulto e continuo a costruire, oppure costruisco la casa più bassa e la vendo. No, la vanno con i bulldozer, ti distruggono tutta la casa e paghi il prezzo della bonifica del territorio dagli sgombri se hai costruito 10 metri più vicino all'argine di un fiume e magari stavi ancora a 400 metri di distanza. Ti demoliscono tutto perché non puoi costruire. Non è che vai a fare il furbetto, anzi, prima che arrivi con i camion ti multano e ti sequestrano il materiale dei camion, perché non ti puoi avvicinare con i camion a scaricare materiale da costruzione a meno di 600 metri dal fiume.
E poi bisogna vedere se a 600 metri puoi costruire quello che vuoi costruire, perché magari a 1 chilometro ancora non si può costruire. Questo in Germania. Perché non c'è lavoro preventivo in Italia? Perché chiunque dalla notte alla mattina ha già fatto le fondamenta di un edificio a 300 metri dal fiume, a 100 metri dal fiume. Poi vanno a fare i sopralluoghi e uno può andare in ricorso. Poi va in ricorso e vuole la bonifica. La bonifica che fanno qualcosa, qualche opera perché non stia a rischio la costruzione, che andrai a vendere a delle persone? No, paghi e allora risulta che è abitabile la casa, pagando una multa. Ma poi arriva l'esondazione, la tua casa casca giù, un mare di cemento casca nell'argine del fiume e nessuno drena il fiume da quei detriti che sono tonnellate di cemento, così si vanno a sedimentare le case abusive nei fiumi e addirittura piove un po' e straripano i fiumi. Andate a vedere le case abusive che sono cadute a pezzi nei fiumi perché i fiumi hanno esondato e le case sono state travolte dalla piena, costruite troppo vicino ai fiumi e in argini argillosi che le fondamenta sono state lavate via. In Germania non succede quello. Lo mandano in carcere a chi è recidivo e che aveva già intentato costruire in luoghi dove non si doveva costruire, perché mettere a repentaglio la sua vita e la vita degli altri se va a vivere nella casa, o la vita di chi gli compra la casa, imbecille che non si informa che lì non doveva costruire e non doveva comprare una casa, e la vita anche di persone che hanno costruito dove dovevano, ma siccome i detriti delle case abusive spazzate dalla piena cascano nei fiumi, ostruiscono l'argine dei fiumi, poi con i rami, gli alberi, tutto quello che le piene si portano via, non passa più l'acqua. Quindi le case costruite vicino agli argini dei fiumi ostruiscono il passaggio dei fiumi perché il fiume se le porta dentro, franano dentro i fiumi. Poi questa mattina ho anche spiegato che intentano coprire, pavimentare i fiumi per costruirci sopra. Il massimo della demenza in un paese dissestato come il nostro. Ma tutti questi dissesti idrogeologici sono il frutto del dissesto politico, sociale, culturale, amministrativo e burocratico del paese. Quindi l'Italia è un paese dissestato. Quindi, riassumendo, ci sono troppe cose da aggiustare in Italia, ma riassumendo, Italia, un paese dissestato, è tutto dissestato, altro che il dissesto idrogeologico. I responsabili del dissesto idrogeologico che non fanno un'azione preventiva per evitare tutto questo, perché ti dico, vanno a costruire negli argini dei fiumi e si può con i droni, con i satelliti, si può osservare quando ci sono delle opere in costruzione di fermarle subito. Poi noi siamo un corpo estraneo nella natura che non ci adattiamo al paesaggio, lo invadiamo e lo distruggiamo. Allora la natura reagisce con i suoi anticorpi contro la nostra azione che è predatoria, siamo come dei virus che contaminiamo l'ambiente. E allora la natura, con queste esondazioni e queste inondazioni, si purifica con l'acqua delle nostre contaminazioni, perché non dovremmo andare a violare certe parti della natura che devono rimanere inalterate. Comunque, ripeto, il nostro è un paese di dissesti. Quello climatico è solo uno, che si aggrava il cambio climatico, gli effetti del cambio climatico per colpa dei palazzinari, dei cementari, di tutti quelli che costruiscono dove non dovrebbero, e anche dei cretini che gli stanno dietro perché vendono case a poco. Certo, compro una casa a poco nell'argine di un fiume, magari che l'hanno pavimentato sopra la casa, poi vedi come ti casca dentro la casa, che il fiume c'aveva un argine di 7 metri.
E c'è gente che dopo si lamenta: ma come, l'hai comprata meno la casa? Sapevi che è stata costruita su un corso d'acqua, magari un intero edificio? Beh, allora la gente se lo cerca, e quindi il dissesto politico, sociale, amministrativo, burocratico bisogna sanarlo, perché è quello che genera il dissesto idrogeologico, con tutti questi palazzinari e cementaioli, i re del cemento, che costruiscono dove non devono. E poi il dissesto industriale, il dissesto che queste alluvioni fanno, perché ci rovinano la produzione. Certo, le case ostruiscono, spazzate dalla piena, costruite dove non dovevano, il letto dei fiumi, poi si inondano i campi, si distruggono i raccolti, si distruggono le industrie. Le stesse persone che lavoravano nelle fabbriche e nei campi, che hanno fatto le case abusive per risparmiare denaro invece di costruirle col mutuo, perdono le fabbriche, le industrie, i laboratori artigianali, e quindi si incrementano le perdite e aumenta la povertà nel paese, perché molte piccole industrie dovranno chiudere, non hanno più soldi né per l'industria né per ripartire con la casa. Ed è stata una casa abusiva che ha distrutto magari anche un'industria abusiva costruita nell'argine del fiume, perché avevano bisogno per l'industria dell'acqua. Allora niente di meglio che costruire vicino a un fiume per alimentare l'industria dell'acqua, invece di costruire una presa d'acqua che va fino all'industria. Vabbè, invece bisognerebbe costruire case e industrie dove si deve costruire, pagando quello che si deve pagare di manutenzione e di tutto il resto. Bisogna riflettere. Se vogliamo ancora il precariato, non solo nel lavoro ma anche nella costruzione di case e di industrie, avremo sempre gli stessi risultati. E l'uomo è l'unico animale che inciampa nella stessa pietra. Invece bisognerebbe stare attenti la prossima volta, no? Allora, cambiamo la politica, cambiamo l'economia, perché non ci siano dei dissesti, e cambiamo forma di costruire le nostre strutture ed infrastrutture urbane, industriali, le nostre case. Non si può costruire sempre a ridosso del fiume perché costa di meno. Vabbè, questa è stata la mia altra riflessione. Italia, il paese dei dissesti, dissesto politico, economico, sociale, socioculturale, burocratico, ma anche idrogeologico, climatico, ambientale, paesaggistico, industriale, agricolo, culturale, si legge di meno. Ed è la prossima volta spero di fare un video dicendo cose belle. Però purtroppo bisogna anche parlare di questi temi. E grazie a tutti per le critiche. Spero di continuare a fare dei video che vi possono interessare come vi sono interessati gli ultimi. E un ringraziamento a tutte e tutti voi per seguirmi. E alla prossima, dal vostro Sant'Enchan, disoccupato. Quindi fate clic nel banner pubblicitari, per favore. Grazie. Ciao.